Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti per questo nuovo gameplay di Naruto Storm 2, qui col vostro Vale93ba. Anche stavolta commento live, perché mi scoccia alquanto poi andare a fare tutto su PC. Oggi ho ricevuto un invito di BloodHGar93, che mi chiedeva un match online. E come potete vedere, sono stato ben felice di poter accettare. Allora, lui utilizza Minato e Pain, e come si chiama il tipo qua? Non mi ricordo. Ah, Kakuzu, sì. Ok, iniziamo benissimo. Ecco, mi sentirete spesso fare dei movimenti col joystick, ma è tutto normale. Cazzo, proprio alla fine, ma vaffanculo. Ok, taglio del fulmine. Kakashi è un personaggio molto buono. E non pensavo, sinceramente. Bam. Solo la mossa finale di Kakashi non mi piace più di tanto, eh. Vabbè. Qua una presa e via. Sì, io sono uno di quelli che sostiene il gioco pulito, cioè non mi piace molto. Ecco. È fatta. Va bene. Mi piace Kakashi come personaggio. Poi formazione Kanabi, cioè il legame che si forma con Minato, è buona. Tutta la difesa piena. Ho avuto anche S. Va bene, andiamo per il prossimo, va? Personaggio per la rivincita, perché mi piace cambiare. Beh, fino ad ora si è dimostrato bravo, dai. Vediamo, Kiba. Lui sceglie Kiba, io chi posso scegliere? Magari uno che non ho mai usato. Tipo, non so. Chi è che non ho mai usato? Potrei vedere di prendermi un Lars o Killer B. Dai, Killer B con Naruto e Kakashi, va. Li ho presi un po' a cazzo, ma vabbè, fa niente, chi se ne. Il brutto di Killer B è che non forma nessun legame. Anzi no, potevo prendermi Gaara. Sì, fanno il legame delle forze portanti. Killer B, Gaara e Naruto. Cavolo, vabbè. Mi è rimasto poco tempo per decidere. Kiba con Conan e Pain invece non fa assolutamente nessun legame che io sappia, eh. Che bello Kiba quando utilizza sempre quella mossa, eh. Ah. Vai Killer B, no, cazzo, no! Peccato, vabbè. Killer Bee? Non mi ricordo che. Oh cazzo, era proprio qua. No, no, attento. E vai, grande Naruto. No, Kakashi. E che cazzo, mi è andato a prendere proprio quello. Perché corre via? Ah. Mi ha fregato. Ah, cazzo. Vai, oh. E vai, sono riuscito a sostituirmi, sì. Ecco, una caratteristica di Kiba. Quella di fare sempre solo questa cazzo di mossa. Cioè no, più che altro è le zanne perforanti che rompono i coglioni. Poi fino ad ora non ho capito perché non fai che scappare, cioè parlo a colui che sta dall'altra parte. Anche perché Kiba è uno dei personaggi più veloci del gioco, credo. Ecco, ti pareva. Badaboom. E Kakashi è andato.
e con lui tutte le mie speranze. Che rottura di coglioni. No, cazzo! Non si fa così. Uffa. Rottura di coglioni. Me l'aspettavo. Adesso zanne perforanti. Ma a chi sto menando che non riesco a capire più un cazzo? Me vaffanculo. Madonna. Oh, sì. Vediamo un po' che si può fare. Vai, 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 polipone gigante. Vai, polipone maxi, vai. Vai, vai, vai. Oh, che culo della Madonna. Le ragazze sognano, i maschi ammirano, tutti sanno che come me non gridano. Vabbè, è una cagata il rap di Killer B, ma comunque sì, è andato meglio questo match, solo che tieni spesso le distanze, hai tenuto molto le distanze e vabbè, troppe distanze forse. Diciamo che è un match troppo lento, forse? Vabbè, dai, casuale. Oppure no, dai. Vediamo un po' di usare i tacci. Ma, personaggi pericolosi. Mentre lui sta ancora scegliendo... Non ho visto, aspetta, è Utokage? Ho visto l'odiatissimo dei Dara e... E Pain. Ah, sempre la Katsuki come supporto usa. Itachi che non è uno dei miei personaggi migliori, anzi ogni volta che tento di utilizzarlo diciamo che faccio delle figure di merda impressionanti, a dir poco. E vabbè, vediamo un po' come se la cava adesso. Ah, vabbè. No, cazzo! Dov'è che non lo vedo? Ah, ecco. Ah, presa? Che palle, iniziamo? Bello il fatto che può usare la palla di fuoco anche in volo. Ah, che palle. No! Oh, palla di fuoco. No! Fottuta alla grande. Palla di fuoco. No! Che sfiga! Ah, cazzo, che è sto suono, madonna. No, mi ha beccato. Ah. Vai, sì, grande. Però adesso mi sa che sono cazzi amari, perché dopo questa mossa che gli fa un bel danno, lui può evocare la volpe e per me sono cazzi. Dai, prima che evochi la volpe. Vai, Itachi, vai. Sì, grandissimo. Ok, va bene. Direi che col terzo può finire qua, va? Vaga in eterno in preda all'agonia. E no, comunque abbastanza bravo nonostante stia all'inizio, credo, sì. Vabbè, niente, magari facendo molta più pratica ci si aiuta, perché io ho fatto così. E niente, grazie per aver giocato con me. E ragazzi, noi ci vediamo per la prossima partita qui dal vostro Vale93. Ciao.